tuo fa l'americano, americano, americano. Si è da me chi tu fa fa, tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda. Bentornati all'ennesimissima puntata delle Fritte, sì. Con il vostro duo preferito, sempre in versione distanziamento anti-Covid. Ciao Marco. Il tsunami, come dice il ministro della sanità belga, qui c'è lo tsunami dei contagi, quindi noi siamo lontani. Meglio sta così e evitare. Allora, oggi puntatona America Psycho, nome da prosopopea, diciamo così, perché parleremo delle imminenti elezioni americane che svolgeranno i primi di novembre e quindi io e Marco introdurremo qualche chiave di lettura, come al solito con un sorriso, su come leggere la situazione, perché mancano 2 settimane e il mondo è in fibrillazione e a volte si leggono nei giornali delle cose che non stanno in cielo e in terra, soprattutto in Italia, e quindi bene dare una qualche informazione un po' più equilibrata, diciamo così. Marco, cominciamo subito sto sistema elettorale americano che è completamente diverso da quello a cui siamo abituati, quindi dacci quantomeno un paio di informazioni di base. Sì, tanto il presidenzialismo americano non c'ha niente a che vedere con i presidenzialismi che conosciamo, per esempio quello francese, nel senso che qui gli elettori votano il presidente, ma lo votano su base dei differenti stati e lo votano in maniera indiretta, perché gli elettori che voteranno Biden o Trump eleggeranno i cosiddetti grandi elettori, cioè per ogni stato, da un minimo di 2 fino a un massimo, se mi ricordo bene, di 50 gli stati più popolosi, ogni stato elegge quei grandi elettori che dopo eleggeranno il presidente. Questi grandi elettori vengono eletti con un sistema al 99% ipermaggioritario. Gli americani lo chiamano winner takes all, cioè chi vince anche da un punto prende tutti i grandi elettori di quello stato. I grandi elettori sono 538. Quindi la maggioranza è 270. Questo meccanismo elettorale fa sì che non è una rarità che il presidente, il candidato presidente che raccoglie la maggioranza dei voti popolari, non è quello che viene eletto. L'ultima volta con Trump fu così, ma in questo secolo, negli anni 2000, era già capitato con Bush padre, e contro il povero Al Gore che aveva preso molti più voti e fu fregato sostanzialmente perché perse la California per un centinaio di voti, e bloccarono il riconteggio, e cosa che potrebbe non succedere oggi, Al Gore decise di rinunciare ai ricorsi e riconoscere la vittoria di Bush. Ma diciamo di più, Marco, proprio per inciso, sia presidente Trump che Biden stanno organizzando quello che pare essere il più grosso plotone di legali che seguirà lo scrutinio delle elezioni presidenziali, perché Trump non ha intenzione, l'ha dichiarato ormai urbi e torbi, che non ha nessuna intenzione di riconoscere nel caso vincesse Biden. Biden, per non fare l'errore, perché insomma questo è stato di un suo predecessore, sta mettendo giù uno studio legale pazzesco, quindi diciamo che ne vedremo nelle belle, faccio chiusa parentesi. Anche perché queste elezioni avrà un peso enorme il voto postale. Fra l'altro anche per le ragioni legate al Covid, cioè la gente ha preferito, molta gente, già ci sono 40 milioni di voti già stati spediti per posta, e su questo c'è stata una gran battaglia, perché Trump gioca dicendo che lì passano i trucchi. Noi italiani all'estero sappiamo che il voto postale può essere terribile da un punto di vista della sicurezza, e quindi ci sono molte polemiche. E altro meccanismo da comprendere, il peso decisivo appunto non lo fanno le masse popolari che votano, lo fanno gli stati, e in particolar modo quelli che vengono chiamati gli swing states, cioè gli stati che
una volta votano democratico, una volta repubblicano. Sono considerati così gli stati, e sono una ventina, che nelle elezioni precedenti hanno visto la vittoria di uno dei due contendenti con meno del 5%. In questo periodo, per queste elezioni, se ne considerano quattro particolarmente importanti. La stampa americana li chiama i Big Four, the Big Four, e sono la Pennsylvania, il Michigan, il Wisconsin e la Florida, per il fatto di essere in ballo e di avere essere stati popolosi, quindi eleggere un numero consistente di grandi elettori. Leggendo la stampa americana, nessuno azzarda una previsione per le ragioni che dicevi prima, anche se pare che Biden sia in leggero vantaggio, qualcuno parla di un 5, 7, 8% nel numero complessivo dei voti. Sarebbe utile dare a chi ci ascolta un po' di indicazioni sul quello che negli Stati Uniti è molto importante, che è il voto razziale, diciamo così. Negli Stati Uniti c'è il voto dei bianchi, c'è il voto degli afroamericani, gli ispanici e poi tutti gli altri, insomma la comunità italiana, asiatica, eccetera. Allora, sicuramente pare che da un punto di vista degli afroamericani e degli ispanici il voto non sia molto dissimile da quello del 2016, tranne che per il numero degli afroamericani che sono andati al voto, perché nel 2016 Trump era riuscito, attraverso una grandissima campagna di stampa, a scoraggiare il voto degli afroamericani e quindi ovviamente a trarne vantaggio. Questa volta il numero degli afroamericani sembra essere in forte aumento e quindi questo lascia pensare che i democratici avranno un voto favorevole da questa cosa. Però pare, questo lascio la parola a te, che invece è il voto dei bianchi questa volta a fare la differenza, come un po' è stato nel 2016. Dici di più. Sì, allora, intanto una piccola parentesi storica, faccio lo storico. Esatto. Diciamo, nel secondo dopoguerra i presidenti che si ricandidavano hanno sempre vinto, eccetto due volte. Il caso di Carter, il democratico, che fu sconfitto nella sua seconda candidatura da Reagan, e il caso di Bush padre, che fu sconfitto da Clinton. Cioè, non è così facile, normalmente vince il presidente in carica che si ricandida. E qui c'è una cosa importante. Allora, il messaggio politico di Trump è sempre stato un messaggio di difesa e di nostalgia per un periodo in cui i bianchi erano veramente con il controllo totale della situazione. Il suo famoso slogan, Make America Great Again, questo again, cioè di nuovo, si riferisce agli anni 50, non si riferisce agli anni di Reagan, si riferisce veramente al periodo d'oro o del predominio bianco e maschile all'interno della cultura americana. Nel 2016 la Clinton perse perché gli operai votarono Trump. Allora, non è vero a livello generale, delle volte si fanno sempre delle esagerazioni, però è vero che in alcuni degli stati, degli swing state, quelli che segnarono poi la sconfitta della Clinton, una parte del voto operaio si allontanò dal classico voto ai democratici perché prevalse l'identità di razza rispetto all'identità di classe. C'è tutto un discorso portato avanti dalla destra estrema, che è dominante ormai nel Partito Repubblicano, che fa un discorso molto duro sui rischi che dal punto di vista demografico ben presto i bianchi divengano una minoranza in America. E quindi c'è tutto un meccanismo di difesa e di radicalizzazione di questa cosa, fra l'altro chiaramente accentuata dal fatto che la campagna elettorale presidenziale è cominciata in maggio con l'assassinio di George Floyd, il nero
americano ammazzato dalla polizia, che ha scatenato una serie di manifestazioni e anche di scontri di piazza durissimi, e sui quali Trump è intervenuto in maniera pesantissima, ai limiti degli equilibri della democrazia americana, spesso e volentieri rompendo quel meccanismo di i pesi e bilanciamenti, il check and balance, che è tipico della società americana, per esempio quando ha inviato truppe negli stati governati dai democratici dicendo: voi non siete capaci a mantenere l'ordine pubblico, mando io i militari. Direi, Marco, possiamo chiudere con una chiosa. È un intervento di Barack Obama, cito proprio testualmente una frase, in un intervento applauditissimo a Boston, ha detto: vi siete accorti che non si governa a colpi di tweet. Questa è stata una delle, come dire, dei cavalli di battaglia dei democratici, perché chiaramente Trump, al di là di alcune cose concrete che ha fatto nella prima metà della sua presidenza, nella seconda metà si è praticamente limitato spesso e volentieri a fare della gran propaganda, ma poi in fatti concreti c'è stato molto poco. E allora noi salutiamo tutti. Speriamo che vinca Biden, anche se anche Biden, questa battaglia politica fra ottagenari e gente che va in pensione, più che pensare di guidare un paese, come l'America. Insomma, speriamo che e quindi condividete questo video e ci sentiamo la prossima settimana, dove saremo lì lì per le votazioni americane. A presto. Ciao, ciao.